Abbiamo veramente parlato un linguaggio universale e trasversale stasera su questo palco. Sì, ho ascoltato volentieri quanto è stato detto da te e da Francesco, ma soprattutto dagli ospiti, sì, dai premiati e da tutti coloro che li hanno accompagnati su questo palco, e pertanto ringrazio loro, ma anche tutti gli ospiti che sono rimasti qui questa sera. Coraggio, eh? Io mi voglio collegare al discorso che ha fatto l'amico Edmondo di Beirut, che è venuto qui sopra per ritirare il premio di un altro grande eccellenza del Mediterraneo, già ministro, ma attualmente il rettore e fondatore dell'Università del Libano, il professor Murad. Allora, questo premio nasce semplicemente, come ha detto Edmondo, per mettere in comunione tutti i paesi del Mediterraneo. Tant'è vero che ho sentito anche prima Noel Abedalif Mami, che ringraziava l'UNIMED, l'Unione delle Università del Mediterraneo. E la voglio ringraziare anch'io, l'UNIMED, perché è un consorzio di 93 università sparse in tutti i paesi del Mediterraneo che ogni anno permettono all'associazione che rappresento mediterraneamente, ma anche al comune di Porto Cesareo, ad avere un respiro non soltanto locale ma internazionale. Tutti gli anni l'UNIMED ci presenta delle eccellenze. Negli anni passati sono stati premiati francesi, tunisini, già premio Nobel per la pace nella prima edizione, albanesi ed altro ancora. Tu hai detto qualche anno fa Mimino Cosimo Arnesano ha ideato questo premio. È nata quindi la necessità di scegliere il simbolo del premio. Per sceglierlo, naturalmente confrontandomi con altri amici, ci sono venute in mente alcune idee, alcune ipotesi. Tra queste anche la statuetta del dio Thoth, una divinità egizia della matematica, della scienza, della sapienza, ma non volevo sbagliare. Pertanto ho chiesto al parroco del mio paese, Porto Cesareo, Don Antonio Bottazzo, di avere un'udienza con il vescovo di Nardò Gallipoli, Fernando Filograna, per sapere se a lui quest'idea poteva andare, cioè scegliere una scimmia, diciamo, no? Una divinità egizia per rappresentare in Italia un premio culturale. Ho prospettato le diverse ipotesi e Monsignor Fernando Filograna mi ha detto: scegli il dio Thoth, perché questo sta a significare che l'uomo è sempre andato alla ricerca di un essere superiore. Questa statuetta è stata rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 da una famiglia di pescatori, la famiglia Colelli, la voglio ricordare, andavano a pesca di ricci con lo specchio col quale si pescano i ricci, videro questo bambolotto, se lo portarono a casa e il figlio più piccolo, che allora aveva 4-5 anni e purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa, giocava, come stiamo parlando del 32, cioè Porto Cesareo non c'era niente, c'erano soltanto scogli e basta. Quindi avendo questo bambino, questa statuetta, ci giocava. Fino a quando da Taranto, quindi la sovrintendenza ai beni archeologici e culturali, ha scoperto che aveva un valore immenso e pertanto è stata portata a Taranto, dove è rimasta per tantissimi anni nascosta nei magazzini, in una scatola di scarpe. Solo non molti anni fa un giornalista, e lo voglio ricordare, e anche per questo l'abbiamo premiato, Enzo Del Vecchio, giornalista della RAI,
si è dedicato a questo con alcuni cittadini del paese e l'ha fatta riemergere. Ed ora è esposta l'originale nel Museo Il Marta, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Ma voglio anche dire che alcuni anni fa, proprio grazie a questo premio, e grazie, e lo voglio ringraziare perché è stato il presidente della giuria per i primi 2 anni, il professore Giuliano Volpe, che allora era il presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni e Culturali e del Turismo, che ha presieduto la giuria del Virtù e Conoscenza, è riuscito, naturalmente in collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Cesareo, ad esporla per 1 anno nella Torre Chianca, l'originale. E adesso c'è una riproduzione fedele qui a Porto Cesareo, quindi chiunque voglia vedere come è fatto l'originale può andare a Taranto, chi vuole vedere la riproduzione fedele sta a Porto Cesareo. Naturalmente questa statuetta non è fedele, è più piccola dell'originale, è stata fatta da uno scultore che lavora alla Pietra Leccese a Porto Cesareo e naturalmente ogni anno la consegniamo ai vincitori. Questa statuetta rappresenta... I nostri musicisti comunque affilano le armi degli strumenti. Voglio concludere dicendo che questa statuetta, come diceva Edmondo, rappresenta l'unione dei popoli, rappresenta l'unione delle culture e delle religioni, rappresenta la fratellanza, rappresenta l'amore che ci deve essere ed accompagna non soltanto i popoli del Mediterraneo, ma tutti i cittadini del mondo. Grazie a tutti.